mettere in evidenza che in una lettera, esattamente quella del 5 agosto, io non ho fatto altro che scrivere nei confronti dell'ingegnere Ballato quello che lui ha detto in occasione del Consiglio. Io testualmente scrivo: secondo una mia personale interpretazione, le indicazioni e gli atti di indirizzo che sono stati dati al responsabile, all'ingegnere Ballato, non sono presumibilmente, dico, mi lascio sempre, conformi alle disposizioni di legge. Ciò costringe il dirigente, ingegnere Ballato, a non prendere atto di tale indicazione, anche per non recare danno causato dall'amministrazione stessa. Quindi io vedo veramente l'ingegnere Ballato in forte difficoltà. L'ingegnere Ballato, secondo me, l'ultimo dei suoi pensieri è quello di non fare l'impianto. Cioè proprio l'ultimo dei suoi pensieri. Ora, per carità, io non so, né mi permetto di, ma sicuramente qualcuno sta facendo di tutto per metterlo in difficoltà. Ecco, questo. Io non penso che possa essere io a metterlo in difficoltà. No. Anche perché li ringrazio per non avermi risposto. Così fanno avvalorare anche questa tesi. Certo. Quando io scrivo che secondo me l'ingegnere è indotto in errore e fa bene prendendo le sue responsabilità a non accettare, conferma che il mio pensiero è giusto. È giusto, certo. Entro il 31 dicembre, ultimo giorno oggi per la presentazione. Speriamo che può essere una proroga, potrebbe aiutare. Ma secondo lei, ingegnere, dico, come mai loro, avendo comunque tutta questa stima che so che hanno nei suoi riguardi, come mai non hanno voluto ottemperare ai consigli tecnici che lei ha dato? Avrebbero risolto, questo mi sembra di capire, in così breve tempo, tutto quest'itere che oggi si sta dilungando. Mia cognata ha messo agli atti quella famosa lettera dell'ingegnere Maria Grazia Giardina. Sì, che io vedrò il giorno in cui sarà pubblicata agli atti, sì. La estraggo e me la studierò passo passo, in cui io penso che le criticità fatte in quel momento, in quel periodo, in quel contesto dall'ingegnere Giardina sono giuste al 100%. Bene. Io non capisco non perché non danno seguito alle mie sollecitazioni. Io non capisco perché non danno seguito alle sollecitazioni dell'ingegnere Maria Grazia, che è assessore. Ecco, che fa appunto il sindaco velatamente ha detto e non ha detto, dice: ma io ho risposto, non so che vuol dire. Ok. Le criticità che ha messo in evidenza l'ingegnere Maria Grazia, sì, sono state valutate, sono state considerate. L'amministrazione tutta intera, perché nemmeno ci dobbiamo puntualizzare sul sindaco, perché giustamente il sindaco dice: ah, ma io sono un medico, ma sicuramente è il ruolo primario di tutta, certo, l'amministrazione. Certo. Le criticità messe in evidenza dall'ingegnere sono state prese in considerazione da una delle persone là presente, o è stato l'unico a prenderle l'ingegnere Ballato e nel tentativo di non sbagliare si è dovuto tappare il naso e iniziato a brancolare nel buio? Tenendo fede che lei ha ragione, che le cose che lei ha detto potevano servire e non sarebbero state da ostacolo, perché loro non le hanno prese in considerazione? Quando, mi scusi ingegnere, nella loro campagna elettorale, facciamo una premessa, lei è stato un sostenitore di questa, di questa amministrazione, di quello che ho fatto, diciamolo. Sì, scusami, prego, chiarisco prego, anche prego, questo concetto, sì. Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto fino al 6 maggio 2012. Nulla. Anche perché sono ancora convinto, e ti faccio i nomi, non ho problemi, sì, che all'interno di quel gruppo ci sono delle persone veramente valide. Certo, sicuramente. Te ne faccio due nomi. Sì. Sicuramente non è valida mia cognata perché sta combinando un manicomio. Certo. Le persone valide per me sono, dico senza problemi, sì, sì, Carmelita Alessandro, Caterpillar. Lei prende un problema, lo porta avanti, le porta e le butta a terra, fine. Può piacere, non può piacere. E poi veramente io sono amareggiato di come stanno trattando Giusy Pizzo. Giusy Pizzo, mi permetto di dire, aveva delle idee a 0 euro, non a 0 chilometri, a 0 euro, per i giovani, ma delle idee brillanti. Sì, io ancora complicate a casa mia
custodisco gelosamente gli appunti presi in alcune occasioni. Per me Giusy è una delle risorse più importanti che abbiamo a Gelosa Marea. È vero, il risultato di Giusy dopo 18 mesi, può essere che la colpa è sua, può essere che è stata, non lo so, allo studio, si è dedicata da... Io non mi permetto. Una cosa voglio dire, le risorse di Giusy, vi prego, sfruttiamo. È una ragazza eccezionale. Punto. Lei si è interessato di questo problema, un problema gravissimo, e lo sta portando avanti nella speranza che questo si facesse, non perché a lei dovessero dare un incarico, lo sottolineiamo questo, ma solo e unicamente per l'amore. Aspetta. Ah, ecco, dica. No, se mi danno un incarico io me lo prendo, non ne ho problemi. Mi sembra una cosa più corretta di questo mondo. La mia professione è ingegnere. Ingegnere, quindi non ce n'è problema. Ecco, anche perché se volevo l'incarico devo fare esattamente l'inverso, devo stare zitto, non parlare. Ecco, allora dico questo giusto per chiarire, perché ma, sa, voci ma di corridoio faccio potrebbero... un appello, se l'amministrazione presente, sì, non ce n'è problema, anzi, ma non mi fermo lo stesso. Lo sai perché non mi fermo lo stesso? Perché il depuratore non è solo una questione politica. Io spero che mio figlio Samuele, io spero che mia figlia Siria, le mie nipoti, tutti azzurre, i bambini, vera, tutti i cittadini, certo, un giorno si possono fare il bagno nel mare pulito. Ecco. Quindi al di là, come dice mia cognata, io non capisco la cosa politicamente parlando, cioè, lasciala stare la politica, per ora noi qua non parliamo di politica, noi parliamo di fare qualche cosa. La politica poi se la fanno gli altri, di risolvere non un problema, un servizio che sia utile alla collettività. Io dico che se non facciamo il depuratore, Gioiosa non può essere definito un paese turistico. Benissimo. Fine. E allora dico, basta. Ingegnere, mi permetta, dico, di fare questa considerazione. Un caterpillar è lei, perché se fosse stata la dottoressa insieme a Carmelita. No, Carmelita, no, per carità, senza nulla togliere, dico, lei, io non entro nel merito della sua, però sicuramente avrebbe dovuto fare di più. Lei è stata una un'avversaria dell'amministrazione Spanò, giustamente lei rilevava le cose che non andavano secondo lei, cosa che poi non ha fatto adesso che nell'amministrazione corrente. Mi sembra invece che il caterpillar sia lei, e noi abbiamo bisogno di caterpillar, noi abbiamo bisogno di avere risposte certe sulla effettiva possibilità di avere il depuratore a breve, e questo mi sembra, dico, essere lei l'esponente unico in questo caso, ecco, che sta non Carmelita Alisciandro, cioè lei, penso che Carmelita veramente ha delle, dico, qualità, che, ma tutti hanno delle qualità, ma io quando non parlo di politica, non vengono non sfruttate, invece ma lei sta portando di... avanti, e questo deve essere detto, perché è un problema veramente importante questo del depuratore. Se noi perdiamo questo finanziamento, non ne avremo. Speriamo il Signore. Non ne avremo. Ci appelliamo a Papa Francesco, a qualcuno. Le conseguenze sono, non ci saranno, sono dannose. Sicuro, ma le sono dannose. Adesso, ingegnere, io non so se lei vuole dire ancora qualche altra cosa. Guardi, ce ne sono tantissime ma, cose. Ma ne rifaremo. Se, facciamo una cosa, sì, perché è inutile che svisceriamo carte, ci perdiamo. Sì, sì. Io vorrei aspettare un attimino, sì, gli atti ufficiali di questo consiglio. Sì. Così io mi dedico un attimino meglio a capire questo, le cose. Ecco. E poi, se necessario, io mi metto a disposizione. Io sono a completa disposizione. Di. Se lo ritengono opportuno. Di. Sindaco, Vallato, vice sindaco, segretario, vice segretario, ragioniere, consigliere, non consigliere, cittadini, di Gioiosa, non mi interessa. Consiglieri di Io quello che di posso fare dal punto di vista tecnico, perché non sono politico, io sono a disposizione, punto. Io la coglierei la sua offerta, fra virgolette, la coglierei, perché veramente questo è un momento importante, è un momento storico. Noi non possiamo più fare turismo, non abbiamo purtroppo gli uomini che ce lo permettono, ma non abbiamo neanche le possibilità legate alle strutture, alle infrastrutture, ma soprattutto a un mare pulito, degno comunque di noi gioiosani, che siamo persone che ce lo meritiamo. Per cui diciamo che quello che lei sta facendo lo sta facendo solo e unicamente per il bene della comunità gioiosana, per il bene della collettività gioiosana. Lo vorrei. Allora,
io non sono l'angelo venuto dal cielo e il diavolo sono gli altri. Io lo sto facendo per me, per i miei figli, per i miei nipoti, per te e per tutti. E per cui per la collettività. Tutta, nessuno escluso. E per concludere, dato che la domanda doveva essere fatta prima, volevo sintetizzare questo. Allora, c'è un finanziamento per il depuratore, partiamo da questo. Da quanto, che cosa è stato fatto e che cosa si deve fare al più presto per averlo? Allora, ripeto, è meglio che ci dedichiamo a questa parte, anche perché ormai sono anch'io voglio vedere la conclusione. Aspettiamo un attimino gli atti, sì, in modo tale che si possa ragionare su delle cose certe, piuttosto che dire io penso, io però dico. Però di quanto è il finanziamento attualmente, lo possiamo dire? Il finanziamento mi sembra che sia sui 3 milioni Gioiosa, sì, e circa 1 milione su San Giorgio. Per cui 4 milioni di euro. Vi lascio immaginare cosa significa oggi, 4 ottobre 2013, finanziamenti di 4 milioni per il nostro territorio. Attenzione. Bene. Allora, con questa, proprio con questa ultima riflessione, ecco, noi ci concediamo, ingegnere, perché l'intervista è stata molto lunga. Sono sicura, dico, che è anche stata esaustiva, ampiamente esaustiva, e che sono anche certa che rimarranno i frequentatori del sito e anche quelli che non lo frequentano rimarranno attaccati per seguirla attentamente, così come effettivamente merita. Speriamo di essere stato utile anche per loro. Grazie. Grazie.